Amici del canale YouTube di grossoshop.net, ecco a voi le TV X500, le One S, tutto per voi all'interno della nostra video recensione, quindi come sempre facciamo partire la sigla. Il successore delle TV One X600, quello che X600 si è portato dietro, ovvero un enorme successo, ovvero comunque essere un dispositivo fantastico all'interno di questo mercato, ecco a voi X500, molto più sottile. Infatti abbiamo un dispositivo che misura 151.1 x 74.2 x 7.5 mm di spessore in soli 169 grammi, davvero un dispositivo rivoluzionario anche per via del prezzo, ma chiaramente poi vi lasceremo il link in descrizione. Nella parte posteriore troviamo la fotocamera da 13 megapixel, si passa da una fotocamera stabilizzata Sony ad un ISO cell targata Samsung non più stabilizzata, e qui forse pecca leggermente le TV nell'aver messo questa nuova fotocamera. Il sensore biometrico con lo sblocco dell'impronta digitale posto nella parte retro, e qui abbiamo la nostra ROM esclusiva grazie a Paolo alias BB72, che anche per questo smartphone porta tutto il suo lavoro e tutto il suo sforzo all'interno di questo fantastico X500, che ha un display favoloso, IPS Full HD. Abbiamo anche la possibilità di vedere molto bene i nostri contenuti sotto la luce del sole. Non manca chiaramente il Play Store all'interno della nuova ROM, non manca neanche la lingua italiana, davvero un grosso sforzo quello di Paolo nell'aver tradotto anche su questo smartphone tutte le diciture all'interno del menu delle impostazioni. Andiamo a vedere un po' i test. Questo è AnTuTu nella nuova versione 6, questo Geekbench 3, guardate il multicore, si arriva intorno ai 5362 punti. Anche andare a giocare con questo smartphone è veramente un piacere. MediaTek Helio X10 Turbo, poi abbiamo 3 GB di memoria RAM, abbiamo 32 GB di memoria interna non espandibili, abbiamo davvero un'ottima implementazione a livello hardware di tutto il processore, ma soprattutto anche la batteria sembra reggere bene con i suoi 3100 mAh. Ecco a voi le temperature del dispositivo dopo aver effettuato i test di benchmark, dopo aver giocato, vedete come non si superano i 28 gradi, e anche il test audio è davvero molto prestante, 105.1 sono i dBA che questo smartphone riesce a ottenere tramite una canzone a caso presa da Spotify. Insomma, davvero un terminale molto interessante. Noi vi aspettiamo per una recensione scritta completa all'interno di blog.grossoshop.net, arriveranno anche tanti versus. Abbiamo il gruppo d'acquisto su Meizu M2, mi raccomando non fatevelo scappare, sempre link in descrizione, e ci sentiamo come sempre nei prossimi video.